utile e importante ascoltare, imparare di che cosa vive il territorio, la popolazione del giornale di cui sono direttore, e quindi capire quali sono i problemi. Prima il sindaco ha detto che si è fatto contagiare dall'ottimismo, cioè io ho già avuto chiarire in più di un'occasione che non è che io sono un ottimista, a volte l'ottimismo è anche irragionevole. Io ho voluto con il primo editoriale dare una scossa, più che promuovere l'ottimismo, promuovere uno spirito di reazione, perché ho, soprattutto a Parma città, quando sono arrivato ho sentito troppe voci rassegnate, troppe persone che dicevano che ormai la città è finita, perché c'era stata la grande Parma di Ubaldi che sognava, costruiva anche troppo, investiva. Poi c'è stato il disastro della giunta Vignali con il buco, il commissariamento, eccetera. Adesso si dice che questa amministrazione sta vivendo così piccola routine quotidiana, non so valutare, vedremo. Ma... E poi dicevano tutti così che è finita, perché il Reggio non è più il Reggio, perché non sappiamo fare squadra, perché quelli che fanno il prosciutto non parlano con quelli che fanno il parmigiano, e quindi non ci si mette insieme per valorizzare le risorse del territorio. E la Parma non parla più quella di una volta, l'Oltre Torrente è diventato un covo di delinquenti, c'è il degrado, tutto così. Il calcio. Tutto così, eh? Il calcio, squadra di calcio, tutto così. Io prima di venire a Parma, sono direttore del 23 novembre, prima di venire a Parma conoscevo della provincia di Parma soprattutto la Bassa, perché frequentavo, sono amico dei figli di Guareschi, Carlotta è morta purtroppo, e ho degli amici in quella zona, e anche lì io sentivo dire la gente se ne va, non sappiamo fare squadra, non ci sono più, perfino non ci sono più ristoranti di una volta, non si mangia più di una volta, la gente abbandona i paesi, le cascine lasciamo cadere la pelle, così. Quindi io che vengo da fuori sicuramente ho tante lacune perché non conosco bene le problematiche del territorio, però forse ho un vantaggio, e cioè che io vedo più facilmente le cose belle, perché uno che sta, che è abituato a vivere in un posto, le cose belle che ha attorno le dà per scontate, non ci pensa più, e quindi io venendo da fuori dico guarda, veramente qua si mangia benissimo, cioè quando sento dire mai il curaterno non è più quello, no, questo è buonissimo, il parmigiano è il formaggio più buono del mondo, Parma è una bellissima città. Cioè, io quando sento dire che Parma è la città di preda della delinquenza, io sono milanese, però gli ultimi 6 anni ho vado alla stampa, e quindi ti assicuro che Torino, che è una città bellissima, pulita, amministrata benissimo, messa a posto negli ultimi anni con i soldi delle Olimpiadi, però a Torino ci sono dei quartieri dove non ci metti i piedi, alla Falchera, o alla Barriera di Milano, o a Mirafiori, o alle Vallette, alla sera è meglio non circolare, altro che Parma. Quindi ho trovato un clima di pessimismo esagerato. Allora io non ho voluto essere così ottimista tanto per fare della propaganda, no? So che ci sono i problemi, il comune ha avuto un buco di 850 milioni, le aziende vivono bene con l'export ma l'occupazione sale molto poco, non sale, il Parma calcio è fallito, prima ancora c'era stato il disastro della Parma, insomma tutto quello che si vuole. Però io ho detto, bisogna smettere di piangersi addosso, cioè, bisogna reagire. E ho provato a fare anche l'esempio di Torino, perché Torino era una città, pensate che nel 1980 solo la città di Torino, solo nella città di Torino che ha 900.000 abitanti, c'erano 150.000 dipendenti della Fiat. Allora, voi togliete i bambini, le persone che hanno età della pensione, e aggiungete a questi 150.000 tutti quelli che lavoravano per l'indotto Fiat, per cui capite che quella città viveva di quello. E quindi chiunque avrebbe detto, se va via la Fiat da
da Torino la città mia. Torino, via la Fiat, perché ormai non c'è più niente, adesso mi pare che sono 15.000, forse neanche, sono 10.000 dipendenti della Fiat a Torino, niente cosa. Torino è rifiorita, è una città che ha saputo sfruttare straordinariamente bene il turismo, non si è opposta stupidamente alle opere, perché pensate che con l'alta velocità adesso ci sono dei romani che vanno a Torino a vedere il Museo Egizio, a vedere la Legge di Venaria. Cioè, pensare che un romano vada a fare turista a Torino è una roba da pazzi, perché i romani si sentono anche giustamente nella città più bella del mondo come arte, cioè, ci vanno. Il Museo Egizio, io sono andato via in ottobre dalla stampa, aveva fare 8 milioni di prenotazioni fino all'anno prossimo. È una città pulita dove si vede benissimo. Io quando ci andavo, quando lavoravo per la sera, sono inviato, andavo a Torino nei primi anni 90 a fare dei servizi, alla sera in centro non uscivi perché c'era paura. Quindi c'è un'imprevedibilità della storia. E vi faccio un esempio per arrivare a un territorio più simile a questo, perché Torino è una grande metropoli. Voi sapete qual è la città, il comune che dal punto di vista, lo dico al sindaco, dal punto di vista dei conti è messo meglio in Italia, quello che ha più soldi, che addirittura quello che produca dei più utili, è il comune di Alba. Alba è una città ricchissima, che ha delle grandi fortune ovviamente, perché ha Ferrero, ha Tartufo, ha il vino delle Langhe, ha le nocciole del Piemonte. Però guardate che 50 anni fa uno scrittore di Alba, che è Fenoglio, ha scritto un libro che si chiamava La Marola e che raccontava la miseria, le malattie, la denutrizione di quella città e di tutte le Langhe. Il Barolo era un vino che faceva schifo, ma schifo, era imbevibile. Era un vino che facevano dei contadini così un po' artigianalmente, imbevibile, cattivo, pesante. Il Barbaresco era un vino che faceva schifo. Le Langhe erano una zona di povertà, di nebbia, di miseria, non c'era riscaldamento. E questo stiamo parlando non di 200 anni fa, ma di 50 anni fa. Oggi sono, a proposito di UNESCO, patrimonio mondiale dell'UNESCO, una delle zone più ricche d'Italia, piene di turismo, piene di ristoranti, aziende, insomma. Allora, io dico questo, oggi mi rendo conto che qua la situazione è difficile, perché l'autostrada della Cisa non passano più di qua, la gente, i paesi si spopolano, le montagne, tutto quello che si vuole, per cui non la faccio facile, non faccio l'ottimista. Però io da persona che viene da fuori vi dico, la provincia di Parma per me ha delle risorse, delle bellezze naturali, delle ricchezze e anche un genio umano che è straordinario. Cioè la gente di questa terra ha una genialità, ma io lo dico anche da giornalista, tutti i giornalisti più che mi hanno affascinato di più nella mia vita erano, venivano quasi tutti dalla linea, Guareschi, Longanesi, Zabattini, Luca Goldoni, Enzo Biagi, c'è un gusto intellettuale. Io alla Gazzetta, io sono direttore anche della provincia di Como, un quotidiano simile alla Gazzetta di Parma, perché fa quattro province, faceva quattro province lombardie, adesso ne fa tre, che è Como, Lecco, Sondrio e Varese. Il materiale umano che ho trovato alla Gazzetta è migliore, molto migliore rispetto a quello che ho trovato là, perché c'è una vivacità intellettuale qua. Qua ci sono iniziative, io qua oggi, lo dico non per blandire nessuno, ma ho trovato un livello di discussione molto alto per essere un paese di 2200 abitanti. Cioè, potevo sentirlo in una grande città, discorsi interventi così. Quindi, non è che io ho voluto fare l'ottimista, sindaco, ci sono un sacco di problemi che capisco bene, perché gli anziani abbandonati nei paesi, la gente, insomma, è difficile, lo Stato che taglia la ragione, sindaco, quando dice che vive a Luba, perché togliere la metà delle entrate a un comune è veramente un furto. Un comune che poi vive di quello, perché quindi c'è una crisi mondiale, c'è una situazione particolare, però io qua oggi ho visto quello spirito giusto, i progetti, di voglia di intervenire, di voglia, la cosa che mi è piaciuta di più, è voglia di costruire un futuro che induca la gente di qua a non andare via, a continuare a vivere qua,
che è bellissimo, perché molta gente che poi vive nelle grandi città a un certo punto ha voglia di scappare e andare a vivere in posti più gradevoli come questo. Questa capacità di attrarre, insomma, oggi siamo state alle scuole, ho visto che ogni classe c'ha 8-9 bambini elementare, mi ha fatto piacere, perché insomma non è che nelle grandi città ce ne siano molti di più ai bambini, nelle classi 19, di Milano, 19, 20, 18, 15 di classe elementare. Perché è vero che ci sono tante scuole, però i bambini ce ne sono pochi, soprattutto italiani. Quindi io mi fermo qua, perché io non sono venuto a insegnarvi niente, sono venuto qua a ascoltare, perché come giornalista devo raccontare la vita di un popolo, che è quello della provincia di Parma, e quindi soprattutto questi miei primi tempi, ma sarà sempre così, il mio compito principale è quello di ascoltare. E oggi ho la possibilità di ascoltare, di sapere tante cose che non sapevo, di Berceto e di tutta la montagna, che sono i temi di cui poi dovremmo occuparci noi sempre più spesso. Quindi siamo adottati, va bene? No, sono io che dicevo di essere adottato, io sono quello che viene da fuori.